Buongiorno. Buongiorno. Libero? Sì, signor. Al ponte di Rialto, presto, per favore. Subito. À quelle heure le départ? L'avion pour Rome part demain matin à 8h30. Ah bon, et ma place? Soyez tranquille, votre place a été retenue. Merci, monsieur. Je vous en prie, madame. Desidera, prego. Il signor Mari. Non c'è. Aveva un appuntamento? No. E non ritorna? Oggi no. Se vuol lasciare il suo nome o il suo recapito. È una cosa urgente. Dove potrei trovarlo? Ma non saprei. E il telefono di casa è sull'elenco? Credo di sì. E dica, è passata di qui una signora, la signora Anna Savelli? Savelli? Non la conosco. Grazie. Scusi, se il signor Mari dovesse chiedermi... Non importa, grazie, ritornerò. Non dovevi farmi venire con questo inganno. Allora è proprio finita. Non mi lasci più nessuna speranza. No, Andrea. E non telefonarmi, non scrivermi più. Questa volta devi mantenere la promessa. Non voglio doverti ricordare con rancore. La verità è che vuoi cancellarmi dal tuo ricordo. E ci riuscirai. Oh, se ci riuscirai. C'è tuo marito, ora io non conto più niente. Vedo chiaro in te, sai. Pietà, solo pietà. Quel po' d'affetto che c'era, forse l'ho distrutto costringendoti a venire qui. Ma perché lo hai fatto? Mi avevi promesso... Credevo di poter mantenere. So che ormai ti ho perduta, ma senza di te la mia vita è vuota, capisci? Inutile. Ma Andrea, io non ti ho mai ingannato. E te l'ho detto subito, appena ho saputo che Carlo era vivo e tornava. Te l'ho detto subito che lo amavo ancora. Del resto, ho sempre sperato. Che tornasse un disperso dopo tanti anni dalla fine della guerra. Non poteva essere che un miracolo. E io non ho mai creduto ai miracoli. Io invece sì. E ho tanto pregato per questo. Anche quando eri tra le mie braccia. Ti prego. Scusami. Ascolta. Cerca di capire, fatti una ragione. Rinunciando a me, mi dai la prova più grande del tuo affetto. Del mio amore, Anna. Tu hai paura di questa parola. Io no, e vorrei gridarla se servisse a farti capire che cosa sei per me. Ti supplico, lasciami andare. Solo questo sai dirmi? E se dicessi a tuo marito come stanno le cose? Come stavano, prima che lui tornasse. Se è davvero questa la tua intenzione, gli dirò tutto io. Credi che capirebbe? Sì, mi ama. Ah, perché tu pensi che è un uomo? Sì, perché sa che io lo amo. Vedi,
Hai fatto male a volere ancora questo incontro. Il signor Andrea Mari, per favore. Non c'è. Quando tornerà? Non saprei, forse questa sera. Con chi parlo? Pronto? Scusi. Comandi? Sa dov'è il ponte Widman? Ponte Widman. Ah, sì, sestiere del Canareggio ai Miracoli. E venga qua con me, signore. Non sei molto lontano, il Varda, da qui a parte. Appena passa il ponte. Grazie. Salirla, sì. Buongiorno, signora. Ciao, Gianna. A che ora è partito il colonnello? Stamattina presto. E non ha detto niente? No. Bianca. Oh, ciao, zia. Papà ha raggiunto mamma a Venezia, lo sapevi, no? Veramente? Ieri sera è stato da te, non te l'ha detto? Ah, sì, ma non credevo che partisse subito. Nemmeno io. Quando è venuto a darmi la buonanotte mi ha detto soltanto forse dovrò andare a Venezia. Non ha aggiunto altro? No. Perché? Ah, niente. Non capisco. Come mai non sono partiti insieme? Vuol dire che torneranno insieme, ecco tutto. Ci metterai molto a vestirti. Bisogna che sia presto a casa. Verrà gente, sai. Il nome di Vanini è un gran richiamo. Peccato che non ci siano papà e mamma. Ma d'altra parte vorresti perdere una bella occasione come questa? I miei invitati vengono per sentire Livio, ma Livio viene per sentire te. Ho paura del suo giudizio. Oh, in ogni caso sarà un giudizio sincero. Siamo buoni amici da tanto tempo. E gli ho già detto di non illuderti se non lo meriti. E su, vai a vestirti adesso. Questa sera voglio essere orgogliosa di te. Grazie, zia. Torno subito, eh? Signori, gondola? Prendiamo una gondola. Farò tardi, devo anche ritirare il bagaglio. Ma no, manca più di un'ora alla partenza del treno. Alla stazione. Ti ricordi? Ti divertiva tanto andare in gondola quando venivi a Venezia. Passa per Rio Widman. Va bene. Siamo.
casa tua? Sì. Perché siamo passati di lì? Non possiamo lasciarci. Lasciami, Andrea. Anna, ti prego, non vuoi salire. Un bacio almeno, no. L'ultimo. Saggio finale al conservatorio. Ora le dico, Bianca, lei ha talento, un vero talento. Brava, brava, è stata sempre la mia allieva migliore. Senta, maestro, permette, vorrei dirle... Bravissima, sei contenta, io bacerei la zia, il merito è anche suo. Scusa, che matto. Se sapesse come sono contenta, creda, maestro, il mio metodo di insegnamento da 30 anni ha dato sempre risultati meravigliosi. Sono reso conto perfettamente, le faccio i miei complimenti. Grazie. Mi perdoni, maestro, non l'ho nemmeno ringraziata. Ma sono io che devo ringraziarla per il piacere di aver ascoltato una buona esecuzione. E non capita spesso. Posso rubarti un momento? Ma certo, con permesso. Senti, Bianca, credi che vorrà suonare? Non so, non vorrei essere indiscreta. Ma no, è così gentile, una così cara persona. Diglielo tu. Non l'ho detto per complimento. Credo veramente nelle possibilità di Bianca. Ne sono felice. Come mai non ci sono i genitori? Livio, sono preoccupata. Perché? Da ieri Anna è a Venezia. E Carlo è partito improvvisamente per cercarla. Ma mi avevi detto che la relazione fra Anna e Andrea finì quando seppe del ritorno del marito. E se Anna avesse mentito anche a me? Maestro, scusi, volevamo chiederle... Ma quanta solennità, coraggio, siamo colleghi, no? Tutti i nostri amici sono venuti per sentire suonare lei. Ah, è vero. Troppo modesta. Allora, acconsente. Se me lo chiede con quel sorriso, come posso rifiutarmi? Oh, grazie, maestro, grazie. Venga, venga. Ah, per noi è un vero piacere. E tu? Non vai a sentire il maestro? Sì, sì, ma un piccolo rifornimento. Nessuno vicino a te? No. Ti telefono dalla questura. Come? Sì, una cosa orribile. Una disgrazia. Parla. Che è successo? Carlo.
Mi ha visto con Andrea. Ha sparato, lo ha ucciso. Ti scongiuro. Prima che lo sappi in un altro modo, corri subito da Bianca. È la mamma. Bianca è qui. Zia, che hai? Che è successo? Niente, te lo dirò dopo. Voglio parlare. No, no! I miei complimenti. Dimmi, voglio sapere. Bianca, calmati. Che è accaduto? Una cosa terribile. Ti prego, Livio, manda via tutti. Sì, signori, vi prego, vogliate scusare, ma è accaduta una cosa molto grave. Che è successo? Eugenia poi vi spiegherà. Possiamo fare qualcosa? No, 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 è meglio andar via. Dio mio, una disgrazia. Ma perché? Non è possibile. Chi era quell'uomo? Chi era? Un amante. Mia madre aveva un amante. Bianca. Povero papà. Dopo tutto quello che ha sofferto. È finito, è finito. Ascolta, darti delle spiegazioni ora in questo momento è terribile per me, Bianca. Ti prego, non costringermi a parlarne adesso. Tu sei molto giovane, ignori troppe cose. Ti spiegherò, poi cercherò di farti capire. Sono colpevole come puoi credere. Non guardarmi così. Non vedi che stato sono? Bianca! 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 Figlia mia! Il dottore. È ancora in stato di shock. Quanto durerà? Bisogna portarla in clinica. Ma allora è grave? No, ma deve essere curata in luogo adatto. Come? E non posso curarla qui, in casa? Mi ascolti, signora. È necessario che sua figlia per un po' di tempo non riveda i suoi familiari. Nemmeno sua madre? Specialmente sua madre. Mi spiace, ma è meglio che lei lo sappia.
l'altra iniezione fra un'ora. Stia tranquilla, sta meglio. Ma devo pregarla ancora una volta di non avvicinarla. So che cosa le chiedo e mi è penoso farlo. Non appena sarà possibile, l'avvertirò immediatamente. Grazie, dottore. Capisco. Ha ragione. Ti scongiuro, non stracciare questa lettera prima di averla letta. Non lasciarti vincere dall'odio. Quando conoscerai qual è stata la mia vita durante la tua assenza, comprenderai il perché di tante cose che ti sono apparse ingiuste e crudeli. Già da 4 anni eri un disperso. Tutti ti credevano morto. Bianca ed io ci consumavamo nell'attesa. Il Natale era passato e quella notte era Capodanno. Ancora un triste Capodanno senza di te. Mamma. Bianca, che c'è? Mamma, non posso dormire. Ma perché, tesoro? Dove sarà ora, papà? Chissà come avrà passato Natale. Si ricorderà di me? Ma certo, cara. Ti voleva tanto bene. Penserà sempre a noi. Quando lo rivedrò? Non lo so, piccola mia. Non possiamo saperlo, ma Dio ci aiuterà. Pronto? Oh, è lei. Mi scusi, manca un minuto al nuovo anno, volevo farle gli auguri. Grazie, Andrea. È gentile a ricordarsi di me. Buon anno anche a lei. Ma le pare, vorrei fare ben altro. Allora ci vediamo lunedì dal notaio per quella firma, sì. I miei soci sono già d'accordo. È contenta? Sì, certo. Grazie di tutto. Sarò più tranquilla, specialmente per mia figlia. Buonanotte. E buon anno. Mai come in quel momento sentii il vuoto che avevi lasciato nella mia vita. Andrea mi amava, lo sapevo, ma nascondeva il suo sentimento timoroso di offendermi, di turbarmi. Era un buon amico, forse il solo di quegli anni tristi, e non chiedeva nulla. Capiva che tutti i miei pensieri erano per te. Io mi struggevo nel ricordo del nostro amore, della nostra perduta felicità. Passò ancora del tempo. Ogni tanto andava a Venezia per curare i nostri interessi e ne fuggiva appena potevo come da un pericolo. Un giorno mi accorsi con disperazione che quella mia solitudine era insostenibile. Prima o poi la vita mi avrebbe ripreso. Anna, devo farti un discorso molto serio. Sentiamo. Un discorso che ti ho fatto altre volte. Andrea, io... Lasciami finire, c'è una ragione importante perché io te lo ripeto. Sono passati più di 8 anni da che tuo marito è disperso in Russia. Puoi ottenere una dichiarazione di morte presunta. Voglio sposarti, Anna. Ma perché devo vederti amarti di nascosto come un ladro?
Perché Bianca non deve sapere quello che sono per te? Perché non posso gridare al mondo che ci vogliamo bene? Bianca forse non capisce. No, no, non è possibile. Ogni giorno le ho parlato di suo padre. Suo padre è vivo per lei. E lo è anche per te, questa è la verità. Andrea... Sì, è così, Anna, l'amara verità a cui non vorrei credere. Ti prego. Ascoltami, se tuo marito tornasse, sì, se Carlo tornasse, che cosa faresti? Chi sceglieresti fra lui e me? No, non rispondere. Questo tuo silenzio è già la risposta. Sì, Carlo. Quella era la verità. E il tempo buio della nostra separazione parve dissolversi come un incubo quando avvenne il miracolo del tuo ritorno. Papà! Bianca! Papà mio! Oh, papà! Eugenio. Carlo. Ritrovarmi qui mi sembra un sogno. In tutti questi anni, quando ero laggiù solo nella mia baracca, ho rivissuto tante volte la nostra vita, minuto per minuto, e spesso ero preso dal terrore che il tempo cancellasse a poco anche i ricordi. Oh, temevo di non rivedervi più. Anna. Anna, capisco solo ora il rischio che ho corso tornando così all'improvviso. Ascoltami. In 10 anni tante cose potevano essere accadute. Avresti potuto, che so, vivere in un'altra città. Potevi persino esserti creata un'altra famiglia. Carlo, Carlo, devo dirti... No. Non dirmi nulla. Rispondi solo a una mia domanda, con tutta sincerità, come se io non fossi tuo marito. Sì. C'è qualche cosa oggi che ci divide? Che cosa sono io oggi per te? Carlo, guardati attorno. Nulla è cambiato qui e così è per me. Tutto è come prima. Ti amo come allora. Più di allora. Questo speravo. Questo volevo che tu mi dicessi. Soltanto questo. Ti giuro, Carlo, non ti ho mentito. Non ho più la forza di scrivere. Ricordati che mi ostino a vivere perché ti amo sempre. E non so rinunciare alla speranza che un giorno tu mi creda. Parlatorio. Forse sarebbe stato meglio attendere ancora. Ti vedrà così sciupato. No, sto benissimo. Ti fai forza, ma non sei guarita. Avanti, entrate. Aspetta, è meglio che non ti veda subito. Lascia che lo prepari. Sì, ma fa presto. Carlo. Eugenia. Ti ringrazio di essere venuta. Ho avuto il permesso soltanto oggi. Dopo aver insistito tanto. Come stai? Ascoltami, so di aver mancato. Se quella sera, quando sei venuto da me, prima di partire per Venezia, ti avessi rassicurato, ti avessi mentito. No, non importa, non mi importa più di nulla. Non mi perdonerò mai di non aver capito che cosa stavi per fare. Io sapevo, da tanto tempo, ma speravo che tutto fosse finito. Quando ti ho veduto così sconvolto, il tuo sospetto ha agghiacciato anche me. Non sono stata capace di trattenerti. Avevi già tanto sofferto. E Bianca? L'hai veduta? Sta meglio adesso? Sì, sta molto meglio. È qui. Bianca!
Bianca! Papà! Papà mio! Bianca. Perdonami. Tu non hai colpa. Sono stati gli altri. È stata lei. Non giudicare, Bianca. Non puoi. Papà, senti, con la mamma non ci torno. Non insistere, Bianca, non puoi venire a casa mia. Se tua madre ti vuole con sé, ne hai il diritto. La mamma ha fatto molto per te quando io non c'ero. Devi tornare a casa. Devi almeno provare. Ci ha traditi tutte e due. Ha distrutto la nostra famiglia. Bianca! Ubbidisci. È il tuo papà che te lo chiede. Eugenia sì, le è vicina. Fa per lei quello che io non posso più fare. Bianca. Gianna? Eccomi, signora. Sei riuscita a trovare l'uva? Sai quanto piace a Bianca? Certo, e l'ho trovata anche bella. Oh, brava. Bentornata, signorina. Buongiorno, Gianna. Porta la valigia in camera mia. Bianca. Ciao. Come stai? Meglio, grazie. Arrivederci, zia. E grazie per tutto quello che hai fatto per me. Arrivederci. Speriamo che non si ammali di nuovo. Dovrai stare molto attenta. Starò attenta. Ciao. Ciao. Hai mangiato poco? Come il solito. Vuoi che accendiamo la radio? C'è un bel concerto. Vuoi uscire? No. Perché? Non voglio vedere nessuno. Ho vergogna. Dove vai? A letto. Sono stanca, scusami. Buonanotte. Bianca.
Se la signorina Bianca dovesse svegliarsi, dille che andrò subito da lei. Va bene. Dov'è Bianca? Calmati, cara, sta dormendo. Le ho dato un sonnifero. Era così sconvolta, povera bambina. Voglio vederla subito. Un momento, dammi retta. Se le vuoi bene, perché non la lasci un po' in pace? Non è da te che devi imparare come voler bene a mia figlia. Anna, stai per commettere un grave errore. Questa notte, quando ho visto arrivare Bianca a quell'ora, in quelle condizioni, ho telefonato al dottore. Cosa ha detto? Che non è ancora guarita dal trauma nervoso. Ecco perché agisce così. Se la costringi a tornare da te, potrebbe anche fare una sciocchezza. Non mi credi? Domandalo al dottore. Anna, ti capisco, ma devi essere forte. Lascia che ti aiuti a guarire Bianca. Il medico consiglia di distrarla, di allontanarla per qualche giorno da Roma. Da me, vero? Non so quale parte tu abbia avuto in tutto quello che è successo. So però che non hai fatto nulla per evitare il peggio. Ricordati che Bianca è mia figlia. Non tentare di portarmela via. Io non ti ho mai portato via niente, Anna. Casomai è il contrario. Posso mandare Nilde più tardi a prendere un po' di roba per Bianca? Buongiorno, cara. Come ti senti? Un po' meglio. Zia, partiremo, vero? Me l'hai promesso? Certo, Bianca. Oggi stesso, per Firenze. Ne ho già parlato con tua madre. Grazie. Voi a Firenze? E senza dirmi nulla? Eravamo appena arrivate quando Gardini... Sì, le ho incontrate all'albergo e ho pensato bene di invitarle. Ah, grazie, è stata davvero una gradita sorpresa questa. Bravissimo, i miei complimenti, una splendida esecuzione. Oh, veramente bravo. Come al solito, siete molto gentili. Vi ringrazio infinitamente. A Londra avrà un grande successo, non è vero, Barbara? Oh, è più che sicuro. Mr. Oliver Barnes, il mio impresario inglese, e sua moglie Barbara. Ma ho già fatto le presentazioni. Noi pranziamo insieme, non è vero? E le signore restano con noi, ah, no? Ma naturalmente non mi farete questo torto, no? Prego. Sbocciano i ricordi dall'ombra del passato. Non ho più fiducia in niente. Alla sua età capisco un incubo e da esso non ci si vorrebbe svegliare, perché la realtà è anche peggiore. Conosco cosa vuol dire guardarsi attorno in certi momenti e doversi rispondere: è inutile, è finita, non c'è più niente. Sì, non c'è più niente. E invece non è vero. Il mondo è pieno di cose belle. Basta avere la volontà di cercarle. Qualsiasi ferita guarisce. Per lei c'è la musica. Anche per lei, Bianca, purché lo voglia. Con forza, con ostinazione, se occorre. Ricorda le mie parole quella sera a Roma? Gliele ripeto. Lei ha talento. Se vuole, può riuscire.
Potessi crederle. Ah, che motivo avrei per mentirle? La pena che le faccio. Forse il desiderio di aiutarmi. Non basterebbe. Dimenticare mai. Ma... Bianca, vorrei proporle un bel giro in macchina per Firenze domattina. Le va? Ma la zia... Eugenia sarà d'accordo. Allora, intesi? Oh, ma c'è troppa gente qui. Vogliamo andare in un altro posto, un po' più tranquillo. È meglio. No, grazie. Per noi è già tardi. La signorina non ha fatto neppure un ballo. Ma Bianca non sta ancora bene. Oh, scusi. Eugenia, andiamo a bere qualcosa. Con permesso. Grazie, Livia. Mi sembra che lei non si diverta. Non è per il locale. Sono io che mi sento depressa. Due whisky, per favore. Subito. Ho parlato con Bianca, spero di convincerla. Mi fa molta pena. Non so che farei per aiutarla. Non parla mai della madre, ma ci pensa sempre. Tu capisci la mia responsabilità davanti a suo padre? Certo, l'avevo già capito. E da tempo. Cosa vuoi dire? Beh, lascia stare. Ti dispiace se domattina venga a prendere Bianca? Vorrei fare un giro in macchina con lei, mostrarle Firenze. Potrei parlarle ancora, convincerla. Livio, perché ti interessi a Bianca? Oh, te l'ho già detto, mi fa pena. Ma cosa ti salta in mente? Conosco la tua fama. Anch'io ti conosco. Pure non penso che ciò che davvero ti interessi sia Carlo in questa storia. Molto più bello di quel che pensavo. Ha visto, eh? Quanti capolavori in così poco spazio. Firenze è prodiga nel mostrare le sue bellezze. Io ne rimango sempre incantato, benché sia di casa qui. Sono nato a Firenze. Non lo sapeva? E forse un giorno ci sarà una lapide col mio nome su una vecchia casa del Lungarno. Di' la verità, ti ho annoiato raccontandoti di me. Oh, scusi, è stato spontaneo. Del resto potrei permettermelo di darle del tu, anche se certo lei non è più una bambina. Purtroppo la vita mi ha aperto gli occhi molto presto. Niente discorsi tristi oggi, me l'ha promesso, eh? Va bene, ma ad un patto però, che lei mi dia del tu. Patto reciproco? Non so se ci riuscirò. Prova, così ci capiremo meglio quando lavoreremo insieme. Perché ha detto... Hai detto, lavoreremo insieme. Questo speravo, che tu ti interessassi. Che cominciassi a credere al tuo lavoro, alla tua carriera. La mia carriera? Sì. Vedi, io sono un uomo ostinato. Il tuo problema è diventato il mio. Studierai con me. E se non mi sono sbagliato sul tuo conto, farò di te la mia pianista. Livio. Non ti piacerebbe seguirmi, girare il mondo? Sognare ad occhi aperti su una scia di musica e di applausi? Quegli applausi che ti scaldano il cuore? La musica ti protegge dal male, ti consola, ti fa dimenticare tutto. Grazie, Livio. Sei veramente caro con me. Non puoi immaginare quanto ti sia grata. Bisogna avere qualcuno in cui credere. Non mi illudo, papà, ma voglio tentare. Livio crede nelle mie possibilità, vero, zia? E ha saputo convincermi. Gliel'ho detto però che avrei chiesto il tuo permesso. Se non vuoi ci rinuncio senza rimpianti. E perché dovrei impedirtelo? Ti ringrazio, papà. Lo conosci bene, Livio Vanini? È la persona più gentile e comprensiva di questo mondo. Quanto entusiasmo. Non ci credi? Vuoi che l'accompagni qui a parlarti? No. Spero di conoscerlo un giorno, fuori di qua. Ma tu non mi hai risposto. È veramente un grande artista. E a casa non ci sei più stata? No. Eppure te l'avevo chiesto e me l'avevi promesso. È tua madre, non lo dimenticare. Il colloquio è finito.
Non ti hanno detto che ho telefonato? Bianca studia con Vanini, vero? Sì, appunto questo volevo comunicarti. Siedi, prego. La musica può aiutare molto Bianca a guarire, credimi. Da quando... E non c'era che Vanini? Cosa hai contro di lui? Ma tu ignori la fama che gode. Oh, se intendi dire che è celebre. Eugenia, sto parlando di mia figlia. Qui con me non corre alcun pericolo. Ascoltami bene, di me non mi importa più niente. Mi ostino a vivere per mia figlia. Anche se mi disprezza, anche se mi odia. Continuerò a proteggerla, a difenderla contro chiunque. Chiamala, ti prego. Non posso andare via senza vederla. Non credi sia meglio evitare? No. Brava. Per oggi basta, eh? Signora Savelli. Scusami. Bianca, come stai? Meglio, grazie. Sa tuo padre che studi, che cosa intendi fare? Lo sa, è perfettamente informato ed ho il suo permesso. Devi dirmi ancora qualcosa? Aspettami, Livio! Signora Savelli. Buongiorno, avvocato. Mi scusi se sono venuto ancora a importunarla. Scusi lei se l'ho fatta attendere. Prego, si accomodi. Ma lei non sta bene. Io sono mortificato. Non importa. Torno da un colloquio increscioso. Un colloquio con mia figlia. E ora pregherò di nuovo lei di convincere mio marito ad accordarmene uno ancora più doloroso. Ho insistito tanto. Volevo che lei lo incontrasse. Ah, sì? E allora? Rifiuta. Ma questa volta non si tratta di me, si tratta di nostra figlia. Se posso riferirgli. Ebbene, gli dica che ho avuto certe informazioni sul conte di Livio Vanini, per cui è necessario che Bianca non lo frequenti. Nient'altro? No, Carlo capirà. Capirà. So che questo mio intervento allontanerà ancora più Bianca da me, ma agisco unicamente per il suo bene. Quando me lo hai detto, non ti ho voluto contrariare. Io non sapevo niente di Livio Vanini. E anche l'avvocato Marsi. Ho capito, è stata mia madre. Ma come puoi crederle? Lei giudica da se stessa. Vede il male in ogni cosa. Bianca, non farmi pentire di trattarti come una donna e non più come una bambina. Ho tenuto questo colloquio per parlarti da solo, senza Eugenia, appunto perché ti confidassi con me. Livio è un amico, papà. Soltanto un amico. Non mi credi? Sì, ti credo. Perciò ho voluto sentire da te. Ha fatto questo per ricordarci che non uscirà mai dalla nostra vita. Non capisce che ormai può soltanto farci soffrire. E invece noi vogliamo dimenticare, vero papà? Dimenticare? Anche se non la vedo. Se non voglio più vederla, è sempre qui con me. Papà. Non l'hai capito che qualche volta l'odio è il modo più disperato di amare? Livio, gliela farà quella ragazzina? Ragazzina non direi, e poi sono tranquillo, altrimenti non avrei rischiato. Ma l'inesperienza, l'emozione. L'aiuterò io a dominarsi. Avanti. Zia, ti prego, non mi sento più, ho paura di non riuscire, ho paura. Ma non far così, vedrai che tutto andrà bene. Le stavo dicendo che deve aver coraggio, deve reagire. Tutto dipende... Ti dispiace lasciarmi solo con lei? Sì, diglielo tu. Livio, credimi... Non posso, non posso. Ascolta, questo è il momento che tanto aspettavi. E io l'aspettavo più di te. Sì, più di te. Devi riuscire, devi aver successo. Perché voglio che tu rimanga sempre con me. Perché ti amo. Signorina, Livio. Andiamo.
graziosa la sua nuova partner, ma un po' troppo giovane, direi. Vanini ha avuto sempre un debole per le giovanissime. Speriamo almeno che sia brava. Se gli piace molto, lo diventerà. Anche io ti ringraziamo, ma ora dobbiamo andare. Come? È il nostro pranzo alla casina Valadier. Ma no, la signorina Savelli è molto turbata ed è comprensibile, vero? E anch'io sono stanco. Sarà per un'altra volta. Ma ci aspetta, non mi avevi promesso... Scusaci con tutti. Anzi, sii gentile, prendi il mantello della signorina. Ma la zia, gli amici... Telefoneremo dopo, da fuori. Questa è una serata che dobbiamo festeggiare. Ma noi due soli. Di nuovo, cara di signora, nuovo, buonasera. Buonasera. Vedrà domani che bella critica. Vogliamo andare, cara? Subito. Veramente un bel successo. Ah, sì. Signora. Bianca se lo meritava certo. Proprio.
No, Livio non doveva far questo. Ma non si preoccupi, signore, vedrà. Ci raggiungeranno subito. Intanto andiamo. Dove ha lasciato la macchina? Là. Ah, vado a prenderla. Dov'è Bianca? È già andata via? Con Vanini. Credo. Come credi? Sì, con lui. Dove sono andati? Non vuoi dirmelo, rispondi. Ma non lo so neanch'io, lasciami. Ti prego, non fare scenate. Scusatemi, devo telefonare. Via Archimede. Pronto, Residence Palace? Il maestro Vanini, per favore. Sì, un momento, prego. Chiedono del maestro Vanini. Non c'è per nessuno. Mi spiace, non è ancora rientrato. Non ti ho ringraziato per i fiori. Riposati. Distendi i nervi. Ti preparo qualcosa da bere. Si sta bene qui. Speravo dicessi un'altra cosa. Che stavi bene qui, con me. Con te. Livio. Dimmi. Livio, è proprio vero. Che ci sei riuscita? Che hai avuto successo? Oh, certo. Sentirai le critiche domani. Non riesco a crederci. È tutto vero. Ed è bello come il nostro amore. Nessuno potrà separarci. Non ci lasceremo mai più. Per favore, il maestro Vanini è una cosa molto urgente, mi aspetta. Grazie, signora. Prego, si accomodi. Livio, sono felice. Cara. Livio, lasciami. Bianca. Lasciami. Lasciami. Livio, lasciami, lasciami. No. Bianca. Bianca. Signora. Cosa vuoi da me? Credi che abbia bisogno di aiuto? O vuoi darmi una lezione di morale? Voglio solo impedirti di commettere una sciocchezza. Non ne commetto io. Ho aperto gli occhi ormai. E una volta per sempre. Bianca, non sai quello che dici. So che voglio disporre della mia vita. Ma non con lui. È l'uomo che mi ha aiutato. Che mi ha portato al successo. Mi ama. Ti ama. Sì, e anch'io lo amo. Gli appartengo. Andrò via con lui. Vuoi diventare l'amante di un uomo che è già sposato? Non è vero. Chiedilo a lui. Bianca, è stato tutto così improvviso, anche per me. Ti avrei detto, ti avrei spiegato. Il mio sentimento, ti giuro che... Anche tu! Anche in te c'è solo inganno e vergogna! Niente si salva! Bianca! Bianca, Bianca, non fare così. Andiamo. Lasciami! Bianca, Bianca.
Buongiorno. Buongiorno, avvocato. Ha visto papà? L'ho visto poco fa, è abbastanza tranquillo. È su di morale. Come ti senti? Credi di resistere? Sì. Papà ha bisogno di me. Voglio che mi veda qui ogni giorno, finché tutto sarà finito. Brava. Papà! Bianca, era meglio che non fosse venuta. Chissà quanto soffrirà. Ho cercato di dissuaderla, ma non ci sono riuscito. Entra la corte. Grazie, avvocato. Coraggio. La signora Anna Savelli, moglie dell'imputato e teste principale, giunse a Venezia verso le 9 del mattino e si recò direttamente nell'ufficio di Andrea Mari in Canal Grande. Uscirono insieme quasi subito. Andrea Mari precisò alla sua segretaria, signorina Nadia Berruti, che non sarebbe tornato più in ufficio fino al giorno seguente. Come i due, Anna Savelli e Andrea Mari, abbiano trascorso la giornata non è stato esattamente accertato. Oltre alla testimonianza della signora Savelli, non abbiamo che quella del gondoliere Sergio Zulian. Andrea Mari morì senza poter essere interrogato. La signora Savelli ha dichiarato di non aver voluto entrare in casa del Mari, nella quale però, e la signora lo ha ammesso, è stato accertato che ella si sia recata altre volte. Io non ho ucciso per vendicarmi di quanto poteva anche essere accaduto durante i lunghi anni della mia assenza. Ero un disperso, uno che non ritorna. E mia moglie era una delle tante donne che dappertutto, in ogni parte del mondo, la guerra e le conseguenze della guerra hanno separato dall'uomo che amavano e al quale sarebbero rimaste fedeli. Io ho ucciso perché mi ha tradito dopo, quando mi aveva dato l'illusione di ritrovare una famiglia, di ritrovare in lei la stessa fedele compagna della vita che avevo lasciato. Questo mi ha accecato. Questo non ho saputo perdonare. E quando l'ho vista fra le braccia di quell'uomo... L'udienza è sospesa. Teste Anna Savelli. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica, lo giuro. Lo giuro. Si accomodi. La signora, moglie dell'imputato, è già stata sentita in istruttoria. Inoltre è stata interrogata dalla polizia subito dopo il fatto di cui è stata uno dei protagonisti. Abbiamo in atti le sue deposizioni. La signora ha dichiarato che Carlo Savelli era a conoscenza del suo viaggio a Venezia in quanto che essa stessa lo aveva informato allegando però motivi di affari. È così? Sì. La teste ha sempre affermato che i rapporti intimi stretti con il Mari durante l'assenza del marito, anzi quando questi venne dichiarato disperso, furono troncati quando Carlo Savelli risultò vivente. A suo marito, quando è tornato, lei aveva detto... No, ho cercato di dirglielo. Quindi, secondo lei, suo marito, pur non conoscendo i fatti con esattezza, comprese che in sua assenza c'era stato qualcosa. Sì. E non le ha chiesto altro? Nemmeno nei giorni seguenti? No. Nel periodo che precedette il suo viaggio a Venezia, lei diede motivo a suo marito di qualche sospetto? L'imputato ha detto di aver intercettato alcune telefonate da Venezia e di aver avuto la sensazione esatta di uno scambio di lettere tra lei e un terzo. È vero? Sì. Lei dunque continuava a ricevere lettere e telefonate dall'Andrea Mari? Sì.
Però la signora ha sempre precisato... Permetta, avvocato. Lei però ha sempre affermato che quelle lettere, quelle telefonate, erano dovute a insistenze, a tentativi del Mari per riallacciare i rapporti intimi. È così? Signora, si renda conto del suo preciso dovere di illuminare la giustizia. L'amor proprio, l'orgoglio e il ritegno umano non sono ammissibili se inducono a nascondere la verità. Ma signor Presidente, la signora è sempre stata esplicita. Tra lei e la vittima che io rappresento non c'era più niente. È stato un assassinio del tutto ingiustificato. Signor Presidente! Prego, avvocato, il processo è in questa sede che si fa. Siamo qui proprio per stabilire la verità. Nessuna delle dichiarazioni rese prima è stata fatta sotto il vincolo del giuramento. Suo marito ha affermato di aver sparato sul Mari nel momento stesso in cui questi la stava baciando davanti alla porta di casa sua. È vero? Sì. Ma questo... E lasciate che la testa deponga liberamente. Prego, signori, prego. Vuole precisare le sue dichiarazioni? Era un bacio di addio, come lei ha sempre sostenuto? Oppure... Signora, sia precisa. Per quali ragioni effettivamente si è incontrata a Venezia con l'Andrea Mari? Era ancora il mio amante. Questo è contrario a tutto ciò che la signora ha sempre affermato. Perché avrebbe dichiarato il falso sino ad oggi? La signora può avere dichiarato il contrario alla polizia per un senso di autodifesa, di vergogna. La prego, avvocato. Questa ritrattazione giova troppo all'imputato per non essere sospetta. Io chiedo che sia data lettura di quanto la testa ha dichiarato in istruttoria. La signora Savelli ha una figlia che è qui, presente in aula. Anche se avesse trovato la forza di accusarsi di fronte a tutti per salvare suo marito, non avrebbe mai potuto mentire davanti a sua figlia e perderne così per sempre l'affetto. Ma andiamo, avvocato. I loro commenti li faranno nelle arringhe. Ora non dobbiamo che prendere atto delle dichiarazioni della teste. Lei conferma quanto ha dichiarato? Sì. Altre domande? Faccio fin da ora le più ampie riserve. Visti gli articoli 483, 488, 489 codice procedura penale. Dichiara Savelli Carlo colpevole del delitto di omicidio a causa di onore e in concorso di circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni verso la parte civile da liquidarsi in separata sede. Ordina la confisca dell'arma sequestrata. Grazie, avvocato. Bianca. Papà. Bianca, non volevo questo. Voglio qualunque altra cosa, ma sapere tua madre innocente. E se lei... se lei avesse mentito per salvarti? Darei la vita per poterci credere. Andiamo, mi dispiace. Ti aspetteremo sempre. Papà, ricominceremo insieme, tu ed io soli. Papà. Sia forte. 4 anni soltanto. Diciamo la verità, è la moglie che lo ha salvato. Fra un'amnistia e l'altra uscirà presto. Meglio così, è un uomo che ha già sofferto abbastanza. Zia, ti saluto. Come? Non sali? No, vado a casa. Voglio parlare con mia madre. Adesso? Ma non è meglio che... No, adesso. Ti accompagno. Sono a 2 passi. Vado a piedi. Ti raggiungerò dopo. Bianca! Ti prego. Bianca. Bianca, ascoltami. Ero al processo, devo parlarti. Non voglio ascoltarti. Lasciami andare. Non è per ciò che tu pensi. Domani parto per la tournée in America. Non ci vedremo più per molto tempo. Forse per sempre. Non dovevi ingannarmi. Ma soprattutto ho ingannato me stesso. Il mio matrimonio non è stato felice. E senza rendermene conto mi ero illuso. Ma talvolta si distruggono anche le cose belle. Le cose che si amano. Non ti servono ancora, se è questo che volevi. Non è questo soltanto. Devi perdonarmi una cosa più cattiva e più importante per te. Si tratta di tua madre.
Mia madre. Ma come? Non avete sentito al processo che si è accusata ingiustamente per salvare tuo padre? Come lo sai? Eugenia ha mentito, Bianca. Ha mentito sempre. Sapeva bene che fra tua madre e quell'uomo tutto era finito col ritorno di tuo padre. Anch'io lo sapevo. Ma perché? Perché? Eugenia è stata sempre innamorata di tuo padre. Dopo, quando si è accorta che io mi interessavo a te, ha creduto che, non ostacolandomi, si sarebbe assicurata il mio silenzio. E io non ti ho mai detto nulla. È questo che non posso perdonarmi, capisci? E io... io che... Bianca. Oh, signorina. La mamma dov'è? È partita. Partita? Sì, poco fa. È andata alla stazione. Le ha lasciato una lettera. È di là. Figlia mia. Tu non hai compreso il mio sacrificio. Forse non potevi comprenderlo. Ma esso non sarà inutile. Tuo padre tornerà presto e penserà lui a te. Ora posso scomparire dalla vostra vita. Un giorno capirete che non ero indegna del vostro amore. Andata tua madre. La cameriera... Vattene! Ma che hai? Che è successo? Hai il coraggio di fingere ancora. Ho saputo tutto. Ma come hai potuto far questo? È mio padre che ha creduto in te. Bianca, ascoltami. Vattene, sei un mostro! Gentili da viaggio. Acqua minerale. Marini colpiti. Non voglio vedere nessuno. Ho vergogna. Ho aperto gli occhi ormai. Vattene. Ti odio. Oh,